credo che Pistoia abbia quelle ricette che attraggono il turismo internazionale e che rispondono al nome magico e mitologico di Toscana, quindi paesaggio, arte e enogastronomia, e credo che Pistoia debba essere dentro questa partita di essere premiati e valorizzati, perché il nostro cantuccio è più bello di quegli altri. Nei cantucci si perde, mentre nelle piazze si vince. Per me c'è una grande piazza in questa Europa che cresce, che deve combattere le proprie sfide, e questa piazza si chiama Città Metropolitana di Firenze. Il ragionamento che faceva Massimo proprio del collegamento, anche che il collegamento è necessario, fondamentale. E se c'è una cosa che questa crisi economica ha insegnato a tutti noi è che chi pensa di andare da solo non va da nessuna parte, perché se oggi la Toscana ha una serie di ritardi sulle infrastrutture, sui trasporti, sulla integrazione tra i territori, è perché evidentemente nel passato non sono state fatte quelle scelte con coraggio e con determinazione che noi però oggi qui con la nostra faccia vogliamo fare. E per questo progetto, non perché siamo amici o parenti di qualcuno, perché sono i progetti che fanno stare insieme le persone e non è il contrario. Oggi la politica, e io dico per fortuna, non si costruisce solo su ideali astratti, ma si costruisce anche sulla reputazione e la credibilità delle persone che quegli ideali devono concretizzare e realizzare per il bene comune. Per questo io sono qui a sostenere Massimo insieme a voi, e quando uscirò da qui tutte le persone che conoscerò e incontrerò di questo territorio proporrò di fare altrettanto. Io in tutti i territori della provincia, francamente, non ho trovato uno che non le voleva le semplificazioni. Ma più che altro a opporsi a queste cose ho trovato funzionari pubblici, burocrati, istituzioni, amministratori, classe politica diciamo un po' stagionata. Sono questi che non vogliono le semplificazioni. Ed anche la città metropolitana. Grazie a tutti, veramente, avete contribuito con una bella serata, come abbiamo detto con le guardie, veramente vi assicuro.